Ciao! Oggi sbuco da questo furgone. Ho chiesto gentilmente se potevo permettermi di fare questa cosa, è stato emozionante. In futuro si punterà sempre più in alto. Oggi siamo due passi dalla Cristoforo Colombo. Per fare cosa? Per continuare. Cosa mangia? Franchinello. Se non hai recuperato il primo episodio, te lo lascio qui. Fatelo a vedere perché abbiamo fatto un paio di tappe. Oggi ne facciamo altre due. Franchinello! Ma perché sempre sta pesantezza? Ma perché non si riusciva manco a registrare l'intro? Perché ti fermano tutti i follower, la gente, i fan. Io sto qua come in disperato con la telecamera a mano, che sto aspettando, che devo pure tenerteli a bada. Io ho dovuto dire: oh, aspetta un attimo che è scattato il rosso, se no dobbiamo rispettare l'altro rosso. E sono già sei rossi che aspettiamo. Andiamo a mangiare, basta. Ma perché ogni volta è il lamento? Ma scusa un attimo, ma te hai annullato tutte le raccomandazioni che ti ho dato dalla posta? Perché mo stai accennando il sorriso. No, il sorriso non lo volevo fare perché oggi a me rode. E dai, però oggi si mangia dai, bene. Dai, la rifaccio col sorriso, madonna. Guarda che carino. Dimmi un po'. Non si può andare a mangiare e basta. Ogni volta devo sta a spiegare sta roba. Vabbè. Continua il percorso delle trattorie. Oggi sei antipatico. Oggi non mi stai piacendo. Ma sono antipatico, sì. Basta con tutta sta felicità, tutti sti cuori, tutti sti sorrisi. Perché poi la gente mi ferma per strada e mi chiama Franchinello. Quattro trattorie romane rivisitate che della tradizione dove Franchino, quando va a mangiare fuori, che ce va mai. Sono una sicurezza per lui. Tra l'altro, oggi siamo da Drecca. Ma come fai finite parlare? Perché te è troppo cattiveria oggi e mi piace. Oggi, raga, siamo da Drecca. Ci siamo già venuti, non mi piace, oggi è proprio cattivo, eh. Che è successo? Cos'è che non sta funzionando? Ci sediamo dentro, abbiamo prenotato, sono aperti a pranzo solo il sabato. Abbiamo già avuto modo di provarla in passato, devo dire che mi era piaciuta. Stavolta arrivo preparata, capito? Parto con una marcia in più. Te sei placato un pochettino, che oggi che è successo? Spiegami. Ti credo. L'altra volta ti sei mangiato una padellata di rigaie di polle e patate che mi sono proprio piaciute. Perché devi comunque testare e sperimentare i posti nuovi, anche off cam, in modo tale da arricchire il proprio bagaglio e magari consigliare pure qualcosa che ti scrivono. Aggiudo, posso mangiare quello, dopo posso mangiare quell'altro. Raga, ci stanno i video. Ci vediamo dentro. Questo è l'ambiente, tipico delle trattorie, molto piacevole, molto luminoso, gradisco. Ho chiesto, ci vanno registrato, sono stati gentilini. C'è Franchinello che già sta adocchiando il menù, molto impegnato, concentrato. Questo è il menù. Hanno anche dei piatti del giorno che scrivono sulla lavagnetta e della buona musica. Sua entrata, canzone di Lucio Dalla, 4 marzo 1900, com'era? Che anno era il 4 marzo? 1984. E lui cosa ridi? Ridi, cosa ridi? Non c'è niente da ridere. Non c'è niente. Cosa ridi? Ma che ridi? Non c'è niente da ridere. Cosa ridi? Però io ho dovuto chiedere gentilmente se potessero abbassare la musica. A me mi dispiace perché poi il cantautorato italiano sa il fatto suo, però qua tocca monetizzare. Tocca monetizzare anche perché due episodi e quattro passi da visitare stiamo a fare. Che una volta pago io, una volta paga Giulia. Ma pagamo pure bei conti, quindi monetizziamo. Cosa mangia Franchino? Scegli te. Oggi non mandava proprio di scegliere. Ho preso il cavolfiore in salsa burro e alici, spadellata di rigaie di pollo e patate. C'era piaciuta. I bucatini alla matriciana, perché tocca sentire come fanno la matriciana. Le fettuccine tirate a mano, aglio, olio, peperoncino e funghi cardoncelli. La coda a vaccinara e il coniglio alla trasteverina. Per sciacquare il tutto, agretti, che non si trovano mai. Buoni! Io me li mangerei a quintalate, freschi, però da pulire ogni volta sono un po' una rottura, quindi vorrei svegliarmi un giorno e trovare 2 chili di agretti già puliti, già conditi. Ci metti il limone sugli agretti. E anche qua sto pavimento da trattoria, tavolo di marmo, i cosi qua che se passa un bambino. Sei cicalone. Altezza bambino. Perché cicalone dice altezza bambino? Se qua passa un bambino Se fa male. Però sono carini, un po' dorati, un po' Euroma 2. Ma te non ci pensi a queste cose? Io sono un po' catastrofica. Pensa se levamo dalle scatole tutti i bimbi che corrono e strillano dentro ai ristoranti con i genitori maleducati che non li tengono a bada. Siamo ricambiato il vino, ci siamo presi una bolla brutta, niente di trascendentale. Allora,
sono arrivate le prime cose. Spadellino di rigaglie di pollo con patatine, questa patatine, dico patatine perché sono piccoline, non so patatine ovviamente. E poi cavolfiore buralici. Ok, da che si parte? Dal cavolfiore? È un po', sì, un po' più soft. Beh sì. È brustolito, sto notando. Eh sì. Guarda il bel coloretto. Molto soft. Non particolarmente prorompente a livello di gusto, vabbè, cavolfiore. A brustolito avrei preferito sentirlo un po' di più, perché lo senti solo in alcune zone. C'è un pochetto di pane lì, in quel burro e alici lì. Le alici le sento veramente... Mo le senti? Mo le senti. Ora che cottura. Vedi, qua fai questo. Beh, c'era già la colata, eh. Cavolfiore cotto bene, bello croccante, capito? Tenace, sì, no bollito, che morbidone. Allora, rigaglie di pollo. Vedo già del rosmarino. L'odore è pazzesco. Il sapore di più. Madonna. Questa cosa che alcune trattorie stanno reintegrando un po', la cultura del quinto quarto, che è storica e piace perché gusti prorompenti, tipici delle tradizioni romane, si sente anche un po' la sfumatura del vino bianco e anche la punta di rosmarino. Farei una cosina, dato che le patate sono buttate qua assieme al condimento. Perfette le patate, piccolette, in modo tale da preservare la croccantezza, no? Dimmi un po'. Ma guarda, c'è poco da dire, perché a me questo qua proprio dei 3K, io verrei qua solo per questo, è un piatto che mi fa volare altissimo. No, mamma mia, mamma mia. Io questo me ne mangerei una cetola intera. E dovete considerare una cosa, che il nuovo 3K, quando è aperto, ha iniziato con questo piatto qua e loro il quinto quarto lo regalavano. Per far avvicinare un po' la gente a questa... Per far apprezzare alla gente il quinto quarto lo regalavano, lo facevano tutti i piatti col quinto quarto e li regalavano. Poi ha preso piede, giustamente, mo lo fanno pagare come ci sto che sì. Questa è la parte migliore, pane casereccio, qua la crosta che te ferisce tutto il palato, però sei felice comunque perché tanto è buono, ma che te frega a te? Alla Smith! Ma... è troppo buono sto coso. No, veramente, per tutti quelli che vedranno questo video, regà, questa è una cosa totale, è una hit, è una hit. È la hit della hit. È una hit dentro la hit. Tra l'altro la comodità è che il padellino è pure piccolo, quindi se c'hai la borsa grande... Dai! Qua c'è un errore, che è successo? Tu l'ho portata la ciotolona. Trattoria, osteria, bucatina della matriciana, sorella, qua, guarda. Questa pare la ciotola quella che metti sotto al lavandino quando ti perdi il tubo. No, no, ma non è è la stessa cosa, la stessa texture. Poi... No, 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 questa è la ciotola, quella di una volta. Ma che stai a dire? Franchino, dove vado a mangiare la matriciana? Qua. Bello il bucatino, poi bello ardente, bello croccante. Le fai assaggiare la tua? Fettuccine tirate a mano. Aglio, olio, peperoncino, funghi cardoncelli. Cos'è da che si distingue un aglio, olio e peperoncino fatta bene da un aglio, olio e peperoncino fatta male? Dimmi. La mantecatura. Se sei stato bravo, con l'acqua di cottura, a non tenerla asciutta, il fungo cardoncello deve essere croccante però. E lo è. Questo è pure meglio di quella. Io con la matriciana so da rompiscatole, te lo dico. È uno dei piatti che preferisco cucinare della tradizione romana. Il sugo è buonissimo. La pasta hanno tenuta bene al dente. Sono un po' più fan della pasta corta. Io, ma questo è un gusto personale, perché se infilano dentro i pezzi di guanciale. Per guanciale si sente che è un guanciale di qualità, indubbiamente. Però non mi è croccato, a me piace croccantino sopra, non è croccantino. Oh, io devo essere sincera, eh. A livello gusto strapromossa, equilibrato bene, non acido il pomodoro, cremosa. Il bucatino cotta alla perfezione, però avrei gradito sopra un po' di topping di guanciale croccante. Quindi incontrarlo nel boccone morbido ci sta, però anche un tocco di croccantezza, cioè, l'avrei gradita. Questa è pasta fresca. Fettuccine tirate a mano da loro, sì. Ah, sono proprio belle, vedi, tutte irregolarine, che belle. Per qua è rosmarinello, Ammazza, mancarodola così alla bruta, oh, mi pare Alberto Sordi, maccarone, tu mi provo che io te me te magno. Mi hai fatto un complimento. Come so, zia? Buonissimo. Questi secondo me è meglio del bucatino. I funghi più che altro parlano da sé, fanno questo il piatto. C'è anche un tocco di peperoncino, una cosa super soft e lieve. Buonissimo, questo è proprio buono, buono. Mi ricordo quando mi sedevo accanto a mia nonna da piccola, che c'aveva queste mani quelle un po' ciottarelle, no, da signora anziana, a stendere la pasta a mano. È una cosa che non fa più perché ormai c'ha tipo artrite, no, quella roba che c'hanno poi... Però è viva ancora tua nonna? No, mia nonna è viva, cioè un po' stampaccia a cadere.
Me la presenti? Te la presento? E devi venire giù in Puglia. Poi ti fa magnà però. Vabbè, a te te io è quello che cerco. Vabbè, però no, fa più lei la pasta. Io cerco una donna che mi fa magnà, mica una donna che mi fa... Che te fa... Mi nonna non te vuoi... No, che mi fa magnà. Okay. No, ma... Che mi nonna, guarda. No, perché mi nonna, sotto quel punto di vista... Nonna, non vedrai mai questo video. Tocca sgrassare, in qualche modo. Oh, ti vedo un po' più rilassato rispetto all'inizio video, che stavi un pochettino i chiappettine scoperte. Sto magna bene e al sorriso. Ma guarda la vaccinare, zia. Il sedanello. Vabbè, ma questo infatti va rivendicato proprio sopra come fanno loro. Molto più buona la coda vaccinata da sora Maria. Tocca dire le cose, tocca dire. C'è da dire. Che ne so? E mi fai assaggiare? No! Cioè era no, era doppio no. Vabbè, io mi mangio gli aghetti. Ma almeno c'ho meno da smaltire. Che qua ti gira che ti rigira. Ogni volta in palestra è una tortura. Ah Giù, ma come fai a non ingrassare? Forse perché mi alleno. Insomma, ma la dovuta levare, eh? Oh, ho capito. Ti è beccate come si sfilaccia. Ammazza quanto è umida, oh. Lo sai che mi sa che mi hai lasciato la parte quella un pochettino più grassotta, che gradisco particolarmente? Mi hai dato il pezzo più buono, grazie. Sogli in bocca. Tu mi hai detto che è meglio di quella della sora Maria. Sì. Io non ho mai assaggiato la sora Maria. Nel dubbio mi è andata bene. Ma poi sai qual è il bello della coda? È che una volta che ti sei mangiata la coda, il sugo che ti avanza, tu lo tieni, lo metti dentro il tappo e vuoi in frigo, il giorno dopo te ci fai i rigatoni. Ma perché il sedanello lo lasciamo qua? Altro che crumble dei pistacchi, mettimi il sedano sopra, lasciamelo bello di lascio. Poi fammi le fontane di sedano, regà. Ma quanto so più buono. Oh, se ti piacciono le fontane di sedano, lascia un commento. Vabbè, doveva finire così. Con scritto sedanello convertiamo la gente al sedano. Un po' di barba dei frate. Non, madonna, questo so buono. Ti ricordi intelligenza artificiale? Quando il bambino robotico si mangia i spinaci e se sta per rompe, è la stessa cosa. A me la Gretti. Poi vedete questi fini, i capelli degli angeli. A gioia divina. Il conio alla Trasteverina. Che è un conio alla cacciatura che ha aggiunta dei carciofi. Qua la hit. È il carciofo. Beh, ma non lo vedi poi com'è cotto? Con l'olietto che ti avvolge la bocca. Sto coniglio che gli dici invece? Come il pollo, se non lo mangiate con le mani, siete bestie di Satana. Io spero che mi perdonerete. Guarda com'è cotto. Sfumato al vino bianco, speziato giusto. È una pulizia sto conio. I primi erano buoni, i secondi sono meglio dei primi. Sì, concordo. Si sente pure il carciofo. Si sente. Io non ho preso il carciofo, però sento il carciofo. Sì, perché è amalgamato bene. È vero sta cosa, i secondi meglio dei primi. Mia figlia, Giulia Grosbo. Mio padre Franchino. Paradisiaco. Madonna, il carciofo è proprio paradisiaco. Ma ci sta pure il limone. Sì. Mi fai bagnare un po' di sugo al coniglio? Brava, così il mio orgoglio. Qua le nonne sono fiere. Madonna. E che te mangi? C'è arrivato sto piattino, non richiesto ma gradito. Ma gradito. Allora, questo qua è il pannicolo, quindi è una fassona piemontese, è il quarto taglio del costato. È una carne molto tenera e delicata, medio-bassa di cottura. Ed è servita con una salsa marinara. Eccellente. Perfetto, vai, grazie. Quindi hai fatto pa, cioè proprio 30 secondi, una un minuto per lato, girata. Una scottata, una girata. Se no tende a indurirsi, quindi una volta freddata ti mangi un tavolino praticamente. È un taglio di carne che non trovi ovunque, molto spesso la devi anche prenotare in macelleria, però sai il fatto suo. Il movimento di testa è sempre preso, ma è diventato un tic. Pende sempre a destra. Tipo Giuliacci. Buonasera. Buonasera. È quasi scottato. Leggerino, dopo il coniglio, questo pomodoro fresco quasi te pulisce la bocca. Finimo le magnà, gli faccio vedere lo scontrinello del franchinello e poi ci spostiamo alla prossima tappa. Trecca, 137, hanno fatto lo scontino. C'era il vino pure sempre. 120. Oh, da sto conto, regalo, te le va a 48 euro di boccia. Spadellino di rigaglie di pollo da prendere se vieni qua, per quanto mi riguarda. Il no, resto, quello è no. Cioè, quello è proprio obbligato. Pannicolo pure alla fine è buono. Pannicolo a sciacquare ci voleva. I primi ottimi,
i secondi eccezionali, sì, cioè meglio dei primi. La matriciana molto buona, però a me non mi ha fatto impazzire particolarmente. Vabbè, quello perché tu dici che fai la matriciana meglio, come tutti i romani. Io come quelli che dicono la carbonara, come quelli che dicono il tiramisù mio, non puoi capire, il tiramisù migliore della vita. Tutti i ristoranti però ci avete, eh? Prete, c'è il ristorante? Sì, il ristorante zona Roma Sud. Ci vediamo al prossimo posticino. Oh, io ti devo dar voto. Qua se stiamo a dimenticare che io ti dovrò dar voto. E potrei star zitto, no? Come fa il canale tuo che inizia a dire: ah, è inutile che dici, tanto il canale mio scelgo. Oh, e basta, giù, mamma mia, attaccato un missile, incredibile. Falla finita, ecco, vattene, no, ancora che chiacchiere. Ciao. Guarda che te sta guardando male la signora dietro, io te lo dico. La signora dietro si è impressionata. Guarda che tascone i rotoli da dietro, lo sai, sì. Qua. Dove? Qua. Ma pure il body shaming che mi alleno più di te a camminare, che vai del lato, scarpettino, dai, lasciato. Secondo giorno, secondo pranzo, dove siamo? Siamo da Romanè, in via Cipro, e io devo bere perché mi sono fatto male. E infatti oggi ti ho portato io con la Dacia. E io ti guardo, perché io poco, perché devo guidare. Però va bene. Ah, ti sei fatto male. Siamo dentro, guarda che carini questi piattini appesi alla parete. Piatto del buon ricordo. Ci sono in Italia sparse 100, 200, 160 trattorie e se te mangi tutto il menù eccetera ti danno il piatto del buon ricordo. Questi piatti qua li iniziò a collezionarli il padre di Stefano Gallegari, che è proprietario, del posto. Inventore del trapezzino. Sì, Dio, quel trapezzino. E il padre cominciò a collezionare questi piatti, poi pure Stefano, da tutta Italia. Quindi se te mangi quel menù ti danno il piatto del buon ricordo, perché anche loro hanno il piatto del buon ricordo, che poi tra l'altro è questo. Ma che carino. Il ristorante Romanè. Il vinello non può mancare, che scelto. Questo è il bianco di Bellotti. Bellotti, precursore dei vini naturali, grandissimo produttore. È uno dei bianchi migliori per un pranzo primaverile come questo. Abbiamo scelto qualche primo del tipico della tradizione romana. Abbiamo preso innanzitutto come antipasto la trippa, perché comunque secondo me mangiare la trippa qua è un'esperienza in viaggio. Due primi, cercando di non scegliere amatriciana e carbonara, ma di prendere due primi che sai di poter trovare magari qua, solo, esatto, qua. Di cui uno ci sono molto affezionato. Praticamente è una pasta, fettuccine, ma praticamente quando la vai a mangiare sembra di star mangiando i tortellini. Come secondi, l'arrosto abbacchiato e la picchiapò. Picchiapò che io ci sono particolarmente legato, lo sapete, ho portato quando ho trovato i panini con la picchiapò dentro, sono impazzito, che è un piatto di recupero proprio della tradizione romana. Trippetta arrivata. Sì, allora, capisco che la trippa non è un piatto per tutti. Provate, provate quantomeno. Non lo so come fanno questo sugo. Indipendentemente magari dalla bontà della materia prima e di come è stata cotta, fanno questo sughetto qui, che è una hit clamorosa, clamorosa. Allora, la trippa lo sai che è una di quelle cose che tendo a evitare perché è difficile che la facciano bene. Qua non l'avevo ancora provata. Io vado direttamente col cucchiaio dalla trippa stessa, che mi frega. È buono, eh? È buonissimo, pecorino. È dolcino anche il sugo. Sì, è uno di quegli alimenti che sicuramente o ti piace o non ti piace e non bisogna fossilizzarsi troppo sulla consistenza sicuramente, ma lasciarsi guidare da questo sapore deciso. Poi sopra ci hanno messo un po' di prezzemolino. A te la trippa ti piace con la menta? No, o con la mentuccia. Sai come la faceva mia madre? Con le patate. Mi piace sta cosa che ti portano il rinforzo del pecorinello. Se mi porti questo è la fine. Sappi che ti torna indietro vuota l'ampolla. Ma si vede che abbiamo gradita? Che dici? Questo è il level pro, vedi? Allora, mi cucino il tortellino, prego, le dorina, spaghettone e quello di Gragnano, casata gentile. Facciamo una base di aglio, olio, peperoncino, mettiamo il pomodoro all'interno ma non lega tanto. Sopra tante mandorle di avola, accanto un po' di ricotta di pecora biologica. Il gioco è prendere un po' la ricotta e giocare un po' col sughetto scomposto che rilascia il pomodoro. E poi abbiamo fettuccine al tortellino. Vi presento Stefano Gallegari, il nostro chef. Ciao, ciao. Eccolo. La continua che è rilanciatissimo. La fettuccina è casareccia, bella alta, è cotta nel brodo di carne con noce moscata. Sopra ci va tantissimo parmigiano reggiano, crudo e mortadella favola. Il sapore del tortellino su una base di fettuccina, bella alta. A me sta cosa infatti mi fa impazzire. Sì, mi piace. L'ultima volta l'ho provato perché già l'avevo provato. Ho mangiato, ho detto oddio questi sono tortellini. Le porzioni, quanti grammi? Normali. Beh, allora, la pasta all'uovo è 160 grammi perché parte da umida, quindi rende meno, no? C'ha già l'umidità. Invece la pasta secca è 130, perché stando dentro il raccordo bisogna essere un po' rassicurante. Assaggiamo queste fettuccine al tortellino, queste vanno mangiate belle, belle calde.
queste sono una botta di sapidità al palato notevole, perché molto saporite. È la valida alternativa ai tortellini in brodo, che è uno dei miei piatti preferiti in assoluto, come ho ripetuto più volte. Non hanno badato a spese con il parmigiano, quindi sono molto molto formaggiose. Paradossalmente, secondo me, una persona a cui non piace particolarmente il gusto del formaggio potrebbero non piacere. La mortadella, le posso dire, la mortadellina favola, che io quando la vedo in offerta al supermercato, subito favola, quella. Ma perché devo gesticolare? Buonissima, la pasta poi super tenace. Il flash di questa è che te stai a mangiare una fettuccina, poi bella di sostanza, irta, capito, che scrocchia sotto il dente. Dici, vabbè, mangia la fettuccina, te la metti in bocca, bam, tortellino. Non solo non lesinano di parmigiano, ma proprio gli ingredienti in generale. E guarda che cremetta qua sotto che si è formata, va. Sì, questa non so se magari questo qua, lo sai che si chiama? Lo sai che si chiama questo qua? Succo d'amore e stampa. Pomodorino fresco. Qua io qua paglietta bianca è il rischio oggi, Si sente un sacco l'aglio. Particolare, non ho mai assaggiato una cosa simile. Il connubio mandorle pomodoro non l'avrei detto, ma funziona, è una cosa che non ho mai provato. Poi sono tostate, quindi hanno un gusto abbastanza prorompente. Mi piace questo contrasto tra il freddino della pecora e la pasta calda. Mi ricordavo sto dettaglio, che qua quelle porzioni li ammollavano parecchio. Sti piatti pesano un quintale. Ma poi mi devo mangiare la pasta morsa. Vabbè, ma perché sì, perché sennò ci metto troppo a fare l'assaggio, quindi faccio prima a mordere. Non te lamenta e magna, che sono sana, vai tranquillo. Sì, che sei sana, vabbè, ma c'è sta gente che pagherebbe per mangiare la pasta spezzettata da te o da forchetta tua, a me fa schifo, va bene. No, c'è starà pure gente a cui fa schifo. A parlare, parlato te. Io mi limito a dire venite e provate e poi mi date il voto. Secondo me una cosa che fa anche la differenza in questo piatto è la ricottina di pecora messa al lato. Ma anche le mandorle tostate. Sì. Quando le capitano in bocca suonano. Suonano proprio, sì. E l'orina, quelle sono sensazioni che c'ho quando vado in giro per l'Italia. E loro è un insediamento della Magna Grecia che sta tra Siracusa, Noto, Avola, e quindi quella pasta racchiude un po', fanno vado lì in giro, quello che mangia la gente, tra i parenti, ti portano all'orto, praticamente faccio un staglio peperoncino con dentro prezzemolo, salvia, rosmarino, menta, basilico, faccio soffriggere tutto, peperoncino e ci tuffo dentro i pachino top belli interi, con tutta la buccia, e scoppiano dentro staglio, insomma così. E poi questa cosa ci salto la pasta, poi le mandorle di Avola vere, tostate sopra, e poi tre ciuffetti di ricotta lavorata un po' di sale e olio. La ricotta non è siciliana perché la prendo fresca qua. Bella e interessante la ricotta, che è il fresco della ricotta, il freddo della ricotta che la passa, e poi le mandorle gli danno quell'olietto che resta, insomma. Sì, l'olietto molto che resta. E deve essere, anzi è pure poco. No, l'olietto è necessario. L'olietto certo. deve stare, c'è star pane per farlo. Certo, assolutamente sì. Senti, la tortellina invece, vabbè, questa a me mi fa impazzire, perché pensi di mangiare la fettuccina, invece te mangi i tortellini, è buonissimo. E cose che mangi tutti i giorni, la mortadella, il prosciutto e il parmigiano, noce moscata. Col fatto che le porzioni sono molto abbondanti, per quanto mi riguarda, secondo me sono piatti da dividere. Sì, cioè, sono talmente abbondanti le porzioni che tranquillamente mangi un po' di questo e poi passi all'altro. Attendiamo i secondi. Stavo a notare sta cosa, sti centrini che te li mettono sotto al telecomando, sotto il detersivo poggiato sulla lavatrice, per proteggere tutto, un po' come se fosse l'anticoncezionale per anziano, no? L'anticoncezionale per anziano, tu sei pazza e devi entrare in analisi. Però so di carta, perché non ti si impregnano dei polveri? Perché tu nonna ce l'ha là, si sa da quanti anni che ce l'ha, ma l'ha mai lavata? Ma i vecchi li lavano. Lo sai qual è il più bello? Quello che mettono sopra il televisore con un pezzo che va davanti al televisore, arriva. Quindi se guardano il televisore con un pezzo di centrino che... Oppure lo mettono che magari corrisponde con il sensore per accendere, tipo si accende e se lamentano pure. Stanno arrivando i secondi, tiè.
Porca miseria. Picchiavò. Mi dicevi di sta picchiavò? Ah, picchiavò, pensa, la cosa che ci chiedevano sempre tutti i giorni a testaccio quando ho iniziato col trapezzino. Che cos'è il picchiavò? Ma perché sto nome un pochettino? Questo nome, questo accento, chissà che evoca, no? Pure gente lo mangiava sempre, però gli piaceva sentirsi dire un lesso di manzo ripassato con cipolla e pomodoro. Tipo, dimmelo un'altra volta, che cos'è questo? Il cappello del prete, a me ci piace pure il muscolo, dipende un po', eh? E in questo caso qua lo faccio tocconi belli grossi, così ti diverti, sì, rompere, poi intinge. A bacchetto? Quello accotto un paio d'ore, piano dentro il tegame, aglio e rosmarino bello stretto col coperchio, non giri quasi mai, diventa tenero, però non si sfragna come la carne cotta in busta, no? Pare magnavo fatta fracica, invece sì, quello là, te vedi se sfiocca e fibra per fibra, è bello sodo e è morbido, bassa bassa la temperatura si crea per vapore con il suo umore che piano piano in mezzo all'olietto così si scioglie tutto. La gente vede tutto st'olio e impazzisce, ma guarda tutto st'olio, non è fit. Pensa che ho dovuto creare pure un po' di fondo perché lì c'è sta solo aglio e rosmarino, ci ho aggiunto qualche pezzetto di patata e di cipolla che le dà un po' di salsa oltre l'olio, se no è solo olio. Però un po' ci va, poi non te lo devi mangiare tutto, però nella cottura serve, magari un po' di scarpetta, che ne so, pensa al panino, no? Uso che voi andate in giro a mangiare roba, ci sta sempre la maionese, cioè quello è un grasso, a volte è anche inutile, se è fatta bene è buono, ma è meglio un extravergine che ha cotto con tutta la roba, che ha preso i sapori di ciò che cuoci, magari fa una scarpetta rispetto a un panino inutile che ha la maionese, fallo senza. Sì, che poi a maggior parte delle volte la maionese non ti dà niente a livello di gusto, ce la mettono per umidifica un po' il panino, però non è che la senti, non è che la a volte mangi quei grassi un po' inutili. Sì, sì, sì. Con la maionese fatta bella con le uova. Con l'uovo, l'uovo l'uovo biologico. Sì. Però anche un po' la firma di una cucina casalinga, di una volta, quando si cucinava nelle famiglie. Guarda che bella sezione, guarda. Mamma mia, lasciate i commenti tecnici, io dico solo mamma mia. Ti posso dire una cosa? Ma quanto è caruccio Stefano? C'ha gli occhi che gli sorridono. È di una tenerezza assurda, non è particolarmente magra come carne, giustamente, ma è anche il fatto che non sia magra che la rende così succosa con tutto sto sughetto. Questo sa proprio dei piatto di nonna. In passato mi è già capitato di mangiare dei panini ripieni di stracotto, comunque alla picchiavò, anche al mercato di testaccio, ed è sempre una garanzia. Guarda questo, questo è meno cotto, guarda questo è il pezzo più piccolo, più cotto, guarda che bello. Guarda pure questo come sfiocca, come si sfilaccia, guarda qua, guarda. Questo, guarda, è il classico piatto per gli infortunati, perché lo sfagli con la forchetta. Guarda che bel pezzo di carne, guarda. Questo sfiocca come i filetti di tonno, quelli buoni. La cottura rompe i tessuti connettivi, però rimane soda il muscolo, la fibra. Qui sotto c'è un po' più di crosticina. Oh, però lasciami pure un pezzo di crosticina a me, ho capito tutto. Madonna mia. Vabbè, bacio d'ignoranza, dai. Oh. Quello era uno sguardo d'amore però nei confronti di Stefano. Stefano. L'ho visto. Stefano, l'ho ti amo. Questo è il piatto del giorno, bebè. Questa è la cosa che mi ha sorpreso di più. Madonna mia, sta bacchio. No, io non ce la posso fare. Agnello, bacchio, è una di quelle cose che mi passa la voglia di fare a casa. Perché una volta come ti fa, poi se si impuzzinisce tutta casa sta cosa, pure quando fai la piastra e tende, poi puzzano di agnello tutto il giorno, quindi è una di quelle cose che se mi posso andare a mangiare in qualche posto, lo so che lo fanno bene e lo lasciano perfettamente umido. Fammi fare una cosa, va. Che posso dire, Giulia? La molazza. Ma che voglio? C'è chi mi ha chiesto, Franchino, ho un appuntamento romantico, dove la porto? E io ho detto, vicino al centro Prati, guarda, portala da Romanetto, con i miei consigli, è andato a Dama. Ma col parcheggio c'ha avuto problemi lui? La guida, in generale, è un problema prettamente femminile. Oggi devo pagare io, eh? Non c'è problema, pago io. Io te lo stavo a dire solo per una questione di antipatia, che dici che è problema delle donne il parcheggio. È problema dell'ansia, non è problema delle donne. Io ho ansia di fare tutto nella vita, ma che ne sai? Siamo usciti, Romanè, ho speso 107 euro e
50 centesimi, 28 euro di vino, è un po' più umile di quella dell'altra volta. Ah, vabbè, oh, allora, come zona comunque è una zona abbastanza bene. Mi è piaciuto Romanè, ma già c'ero stata pure qua. Questo video è stato un video di tappe già viste, che non mi è dispiaciuto per niente, perché comunque ho mangiato bene, il mio stomaco è felice. Che volete di più? Quindi adesso... Il votone, il voto di Cosa Mangia Franchino basato su 4 ristoranti, 4 trattorie romane rivisitate. Io lo valuto secondo diversi aspetti. Quanto si spende di media nei posti? Come il cibo? Quanta tradizione c'è, che te c'hai sta cosa da tradizione, che la tradizione è importante? E il servizio? Basta a tirare lunghe, dammi sto voto. Dammi tempo, che io devo fare i miei premessi. Il franchinello, a livello di trattoria, sa magnà, franchinè. Voto. Lo senti? Il rullo di tamburi? 9. Oh! 9. 9. Vado al pronto soccorso. Te ci accompagno io con la Dacia, però stavolta. Dici che toccano a fare sta lastra? Eh? Andiamo, assolutamente. Beh. È neretto, eh? Non sembrano le mani di quelle signore anziane che impastano la pizza. Però si è sgonfiato, eh? No. Non si è sgonfiato.